1916. L'Italia sta diventando un paese moderno. Grazie all'industria. Anche la chimica sta diventando una vera impresa. E ha bisogno di strade, ferrovie, materie prime, energia, tecnici, ingegneri, chimici. Per parlare con il paese, nel 1916 si riunisce nell'Associazione Nazionale di Industriali Chimici. E nel 1920 entrerà in Confindustria. Ma la chimica ha anche molto da dare. I fertilizzanti che sconfiggono la fame sono un miracolo. Come i materiali artificiali, i colori, la fotografia capace di conservare i ricordi. Oggi ci siamo abituati, perché dopo anche altri l'hanno fatto. Ma la chimica è stata la prima industria capace di cambiare il mondo. La chimica è anche la prima industria basata sulla conoscenza, oltre che sul lavoro e il capitale. Le sue fabbriche non sono altro che nuove idee tradotte in nuovi processi e nuovi prodotti. È quindi la prima industria a svilupparsi in presa diretta con la scienza. La prima a creare grandi laboratori in cui riunire le menti migliori. Le altre industrie hanno seguito questo esempio. Quando nel 1945 l'Associazione delle Imprese Italiane viene rifondata come AS Chimici, il protagonista è il petrolio. La petrolchimica fornisce a prezzi più bassi la materia prima per infinite produzioni industriali. Sostituendo materiali più rari e costosi, la chimica è la prima industria ad allargare decisamente le possibilità della crescita economica. In particolare con il polipropilene di Giulio Natta, premio Nobel per la chimica. La società dei consumi diventa la società del benessere. Sembra una moltiplicazione dei pani e dei pesci, ed è una sensazione mai provata prima. Ben più forte di quella che proviamo noi oggi con gli infiniti servizi a nostra disposizione nel palmo di una mano. Negli anni 70 emerge la questione ambientale. Grazie all'associazione, le imprese possono rispondere tutte insieme. Avviano il dialogo con l'opinione pubblica e i media. Ma soprattutto, per prime, imparano a gestire i rischi per la sicurezza e per l'ambiente. Sono le prime a rinnovare processi, prodotti, procedure e cultura aziendale. E le prime, attraverso il programma Responsible Care, a misurare e pubblicare ogni anno i progressi compiuti. Tutte cose che l'industria chimica ha poi insegnato alle altre e che oggi ci sembra normale aspettarci. Anche da noi stessi. Ma agli altri la chimica sta ormai dando molto di più. Dagli anni 80 si affermano anche piccole e medie imprese specializzate in prodotti di grande qualità, innovative e competitive. Per meglio sostenere le loro esigenze, nel 1984 AS Chimici diventa Federchimica, una federazione di imprese riunite in associazioni di settore. Le loro nuove molecole, nuovi materiali o nuove formulazioni diventano spesso la chiave del successo dei prodotti made in Italy. Quelli che negli anni della crisi tengono a galla l'economia e l'occupazione in questo paese. Perché in un mercato globalizzato l'arma migliore è l'innovazione che non si può copiare. Per fare innovazione e qualità servono le persone, che l'industria chimica ha sempre cercato di far crescere e compensare meglio. Oggi tutti scoprono la centralità delle persone. Almeno a parole, ma è la chimica la prima a innovare le sue relazioni industriali. Mentre altrove ci si scontra, Federchimica rinnova i contratti nazionali di lavoro per tempo e a beneficio di tutte le parti.
crea i primi fondi per la previdenza integrativa e l'assistenza sanitaria. Oggi però neanche questo basta più. Cresce la competizione fra sistemi paese e una regolazione che tenga conto anche delle esigenze delle imprese diventa ancora più importante. Per questo l'industria chimica si associa anche in Europa. E al di là delle norme, conta sempre di più anche la sintonia con la società. Domani servirà quindi un'associazione ancora più capace di proporre, grazie all'impegno delle imprese. Federchimica, infatti, è le sue imprese. E il suo ruolo è solo quello di farle crescere e contare di più. Federchimica, siamo noi.